Buongiorno, ben trovato a Francesco Cappello. Ciao Francesco, ben ritrovato con me. Ciao Beatrice, contentissimo di rivederti e di risalutare chi ti segue. Allora, oggi con Francesco, che tra l'altro, oltre a essere scrittore e docente, è anche un esponente del comitato No Guerra No NATO. Parlerei della domanda che un po' si stanno facendo tutti, data la situazione internazionale, tanta gente ha paura che si sia a rischio serio, elevato, di una guerra nucleare. Secondo te è così che stanno le cose? Beh, sì, questo è un rischio che purtroppo non possiamo escludere per tutta una serie di motivi. Intanto direi un motivo che riguarda il perché della guerra. Chi sono i contendenti? Perché noi vediamo coinvolta l'Ucraina, ma sai, qui il confronto tutti l'hanno capito, è tra Russia e Stati Uniti, per interposta Ucraina. Ora, il motivo profondo del conflitto è la volontà da parte degli USA di non perdere la propria egemonia unipolare, diciamo la propria egemonia economica, politica sul resto del mondo. E perché di fatto il mondo è già concretamente multipolare, cioè è un mondo in cui la vecchia egemonia statunitense, fondata poi anche sulla forza militare, non dimentichiamo che gli USA hanno sparsi per il mondo più di 800 basi, 400 di queste si trovano nell'area dell'Indo-Pacifico. Ecco, la messa in discussione dell'egemonia e la conseguente de-dollarizzazione, perché sappiamo che gli USA sono riusciti a imporre nel secondo dopoguerra la loro moneta, cioè una moneta nazionale, quale valuta internazionale. Cioè è stato imposto al resto dei paesi di comprare dollari per effettuare le transazioni di merci e di petrolio, o diciamo anche di merci, di materie prime, ma anche di materie prime energetiche, ecco. Quindi tutto questo mondo sta cedendo il passo. Chi si è provato a cominciare a utilizzare altre valute come valuta internazionale al posto del dollaro, io ricorderei qui Saddam Hussein, ma anche Gheddafi. Beh, questi hanno fatto, come sappiamo, una brutta fine. Naturalmente, ora un mondo multipolare è già sulla carta. Pensiamo ai BRICS, no? I BRICS sono questi paesi che Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, ma anche altri, insomma, che si sono aggiunti via via, e che sono i paesi emergenti, che hanno tutti insieme una forza sovrastante. Contemporaneamente, diciamo, l'Occidente non è più quello di una volta, potremmo dire. Guardiamo anche dal punto di vista demografico, ma in Occidente raggiungiamo appena il miliardo di persone. Non abbiamo più quel primato scientifico-tecnologico che potevamo vantare un tempo. E, oltretutto, le materie prime, ma anche le materie prime energetiche, beh, non sono una prerogativa dell'Occidente, sappiamo che ci siamo sempre riforniti in malo modo, direi, rubando in qualche, lo dico tra virgolette, queste risorse ai paesi che le detenevano. Ecco, per cui se noi pensiamo al fatto che la Russia nella sua parte, la Siberia, diciamo, no? Contiene le maggiori riserve. Ecco, Russia, con la sua forza militare, con le sue grandi riserve energetiche,
spinta sempre di più da quello che sta accadendo anche con la guerra, diciamo, all'abbraccio con la Cina, insieme a questi altri paesi, sono loro il nuovo mondo emergente, no? Ma cosa succede? Succede che per l'appunto il vecchio mondo, quello fondato sulla egemonia unipolare, statunitense, non vuole cedere il passo. Ma attenzione che il vecchio mondo, per l'appunto, è anche quello organizzato in un'organizzazione, quella atlantica, quella della NATO, diciamo, gestisce l'esercito più potente al mondo. Ecco, e allora il rischio che prevalgano negli Stati Uniti le forze che per l'appunto sono disposte a utilizzare questa potenza militare è molto alto. Guarda, c'è un documento importante che è uscito qualche anno fa e si chiama Nuclear Operations. Questo documento, prodotto dalle organizzazioni militari statunitensi, beh, sdogana le armi nucleari. Dice: le armi nucleari di piccolo taglio, le cosiddette mini nukes, possono essere utilizzate sui campi di battaglia, cioè non più armi strategiche, ma armi tattiche su, secondo loro, scenari di guerra, diciamo, limitati. Ora, capisci che se si cominciano a utilizzare in modo tattico le armi nucleari, tutti sappiamo come comincia, ma non sappiamo come finisce. Ecco, e Sì. questo è uno dei pericoli molto grossi. Sì, Sì. ma tra l'altro stavo anche considerando che quando si parla di guerra nucleare, e già a memoria storica, no, ci siamo trovati lì lì quasi per averne altri di conflitti di questo genere, però poi si è sempre detto: ma a un certo punto ci vuole buon senso, ma queste cose non possono succedere, perché come dici tu, magari uno comincia, però poi anche lui ha il suo svantaggio da una guerra nucleare. Invece in questo modo è come se, diminuendo un po' la potenza, si possono utilizzare delle armi che fino ad oggi non sono state, diciamo così, convenzionali, eppure farlo anche quasi tranquillamente, con più libertà, mi viene da dire. Sì, esattamente, quello che tu dici è uno dei rischi che stiamo correndo. Guarda, il periodo della Guerra Fredda, che è cominciato subito nel secondo dopoguerra, diciamo, no? È cominciata la Guerra Fredda, cioè gli unici detentori all'indomani di Hiroshima e Nagasaki dell'arma atomica erano gli Stati Uniti. Sappiamo anche, tra l'altro, per documenti desecretati di recente, che gli Stati Uniti avevano un programma. Questo è poco noto, sai, stavano lavorando a costruire 200 armi atomiche per impiegarle su 130 città russe. Ecco, il motivo per cui. Quindi pensa, volevano già utilizzare armi atomiche su grande scala contro l'Unione Sovietica, scusa, ho detto Russia, ma l'Unione Sovietica del tempo, ecco. E se questo progetto poi non è stato attuato, è anche grazie al fatto che i russi sapevano di questo progetto criminale nei confronti che sarebbe stato attuato. Che sembrava che volesse essere attuato nei confronti dell'Unione Sovietica, contro l'Unione Sovietica. Quindi hanno reagito, hanno messo in piedi una sorta di progetto Manhattan russo, no? Per cui
si sono messi lì al lavoro a costruire a loro volta la loro arma atomica, che è arrivata puntualmente nel 49, cioè in tempo utile per sperimentarla, far vedere agli Stati Uniti e al resto del mondo che anche loro ora possedevano l'arma atomica, e questo ha fatto desistere molto probabilmente gli Stati Uniti. Ma comincia in questo modo la guerra fredda, cioè questo riarmarsi da una parte e dall'altra, alzando sempre il tiro. E la guerra fredda, abbiamo visto, ha comportato anche numerosissimi test nucleari, no? E i paesi coinvolti con le armi atomiche non sono rimasti soltanto USA e Unione Sovietica, ma anche altri, come sappiamo. Qual era la dottrina militare che ha orientato tutto il periodo della guerra fredda? Era l'idea che una guerra atomica meglio di no, perché non ci sarebbero stati né vincitori né vinti. Ecco, e perché? Perché si parlava di MAD, è scritto MAD, è un acronimo, significa mutua autodistruzione, cioè bisognava evitare la mutua autodistruzione. Ora, pochi sanno che da una quindicina d'anni a questa parte, questa dottrina, questa strategia militare è cambiata ed è stata sostituita con l'Atomic First Strike, cioè il primo colpo atomico. Cosa significa? Che si sono riorganizzati, da una parte gli USA e dall'altra in risposta, l'Unione Sovietica, con l'idea che si può attaccare militarmente e nuclearmente l'altro paese, l'importante è farlo di sorpresa, quindi all'improvviso, e con un attacco che minimi, un attacco tale come potenza distruttiva e distribuzione da minimizzare la risposta avversaria. E se mai ci fosse la risposta avversaria, la risposta avversaria va parata. Ecco che in Polonia abbiamo delle, ma anche in Romania, batterie di missile antimissile che sono pensati, sono descritti come strumenti di difesa, in realtà sono anche di attacco, ma dovrebbero parare la risposta qualora ci fosse. Ecco, non è un mistero che in moltissimi analisti pensano che nel momento in cui la guerra diventasse, dilagasse, diciamo, beh, questa dilagherebbe purtroppo in Europa. C'è ora una possibilità che la guerra possa anche trovare un altro luogo, che è quello dell'Indo-Pacifico, dove il conflitto sta salendo di livello tra la Cina e gli USA. Per via di Taiwan, ecco. Vorrei aggiungere però in questo discorso, Francesco, visto che tu dici, cioè, la guerra potrebbe essere in Europa, potrebbe essere nell'Indo-Pacifico, non è che però se c'è una guerra nucleare uno può dirsi salvo, perché in realtà, come abbiamo già visto, no, dai test nucleari che sono stati fatti anche in epoche precedenti, di fatto gli sconvolgimenti climatici o ambientali sono stati talmente tanto elevati che poi ne hanno risentito anche in quel caso tutti. Certo, ma dici benissimo, sappiamo dalle simulazioni, dagli studi, che quello che verrebbe fuori, beh, è il cosiddetto inverno nucleare. L'inverno nucleare sicuramente non risparmierebbe nessuno, cioè comporterebbe sulla faccia della Terra una involuzione dall'esito, diciamo, assolutamente incerto. Certamente tutti gli ecosistemi terrestri ne subirebbero, diciamo, un enorme contraccolpo e diciamo, da quello che si è capito studiando, simulando la guerra nucleare, beh, sappiamo che la forma della vita sulla faccia della Terra, beh, cambierebbe completamente aspetto. Volevo ritornare alla questione che tu hai
hai posto, cioè i possibili incidenti, no? Incidenti ci sono stati nel periodo della guerra fredda, ma erano in gran parte gestiti, diciamo, dalla razionalità umana quando accadevano. Ora, non dobbiamo nasconderci il fatto che viviamo sempre di più nell'era dell'intelligenza artificiale, che non funziona bene, attenzione, cioè i tecnici hanno tutta una serie di problematiche relative all'intelligenza artificiale, ma malgrado questo viene sempre di più introdotta nei sistemi d'arma. Cioè a dire, sai, hai visto che stanno aggiungendo ai paesi NATO, per esempio, la Finlandia confina con la Russia, Finlandia e Svezia si stanno aggiungendo, no? C'è stata un'enorme estensione dei paesi NATO da 14 a 30 e ora appunto c'è l'aggiunta di Svezia e Finlandia al novero dei paesi NATO, quindi fino ai confini con la Russia. Ecco, ma allora questo cosa comporta? Comporta che i tempi con cui oggetti volanti, noi abbiamo per esempio gli F-35 sui quali addestriamo i nostri piloti a portare le B-61-12, che sono missili a testata nucleare a destinazione, ma i tempi sono di pochi minuti e ora con l'avvicinamento, con l'inclusione di questi paesi, questi tempi sono estremamente ridotti. Allora, parlavamo prima della dottrina dell'Atomic First Strike. La risposta non può essere gestita dall'umano, ecco, ma è sempre più una risposta automatizzata. E qui c'è un punto importante. Man mano i sistemi che osservano, diciamo, il cielo, la terra, il mare, ecco, ma non solo, anche lo spazio o anche il cyberspazio. Ecco, questi sistemi qui si fanno sempre solo una domanda. E la domanda è, volendo riassumere, sintetizzare, ci stanno attaccando? Beh, se la risposta è no, tutto procede come prima, ma se la risposta è sì, ecco che i protocolli pensati sono protocolli sempre di più affidati all'intelligenza artificiale. E allora aggiungiamo quell'ingrediente che tu hai detto, cioè l'incidente, il falso allarme. Questo ci fa capire che tutto questo sistema diventa profondamente instabile, ecco, Sì. nella situazione in cui siamo. Quindi ci sono ragioni politiche, geopolitiche, diciamo, la mancata accettazione dei cambiamenti intervenuti nel mondo. No, per cui non si accetta la diffusione, cioè diciamo un mondo multipolare, ecco, in cui tutti i paesi contino. Dall'altra c'è un sistema militare che diventa sempre più instabile, sempre più ingestibile, anche in corrispondenza, diciamo, a questa introduzione ipertecnologica. Quindi diciamo che alla luce di tutte quante queste cose che ci hai appena detto, beh, il rischio c'è e sembra essere abbastanza concreto. Io ovviamente credo di dire magari la più ovvia delle banalità, sottolineando che mi aspetterei un po' di buon senso, un po' di buon senso soprattutto da coloro che ci governano. Anche nella chiusura, diciamo così, di questo stato di cose che comunque ci sta portando avanti in una maniera repentina verso questo scenario, e anche che, insomma, diciamo, le cose possano agevolmente tornare ad essere quelle che erano prima. Però c'è sempre, appunto, anche quell'altro rischio che non si voglia far cessare almeno il conflitto in Ucraina, perché ci sono delle altre ragioni che lo tengono vivo
e che hanno tutto l'interesse a restare tali. Quindi in realtà, quando poi ci sono interessi finanziari e politici in mezzo, chiaramente, tutto diventa più complicato. Comunque, intanto ti ringrazio, Francesco, per averci qua fatto questa disamina così approfondita anche della situazione. E ti aspetto ancora perché sicuramente varrà la pena parlare della situazione del gas, che pure è un'altra di quelle questioni che ultimamente vengono molto dibattute. Ringrazio perciò e saluto Francesco Cappello per essere stato con me. Ti auguro un'ottima giornata. Grazie a te, Beatrice. Segui il mio canale YouTube e il blog sul sito Fabbrica della Comunicazione, anche su Telegram. Iscriviti alla newsletter per non perdere tutti gli aggiornamenti. Ti aspetto con le mie interviste su Davvero.tv e tutti i giorni su Focus Radio.